Un giorno, una parola. Le letture di questo mese sono a cura di Giovanni Bernardini e Daniela Grill. Bentrovati, giovedì 10 ottobre. Iniziamo con la prima lettura proposta dal nostro lezionario, dal libro di Osea, capitolo 14, versetto 4. Io guarirò la loro infedeltà, io le amerò di cuore. La seconda lettura di oggi è tratta dal libro di Giuda, capitolo 22. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Carl Bernhard Garve scrive la riflessione proposta da Un giorno, una parola. Dio misericordioso insegna anche a noi la misericordia, insegnaci ad essere mansueti, tu che sei amico dei poveri, insegnaci ad essere solleciti nel condividere amorevolmente le necessità del prossimo. Proseguiamo con la nostra lettura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetti 28-32. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore. Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno di Dio. Poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto. Ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto, e voi, che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui.